progetto su un turismo termale da realizzarsi in camper, che apre a nuovi itinerari e interessi convergenti fra centri termali e camperisti, che però chiedono spazi attrezzati per le loro esigenze. Sono infatti 3 milioni gli utenti in Europa, 500.000 solo in Italia, che si spostano utilizzando circa 180.000 veicoli ricreazionali. Queste le interessanti cifre fornite da Pasquale Zaffina, presidente della Federazione Nazionale ACT Italia, nel corso del suo intervento di apertura al convegno Terme Camper, durante il nono Turit, il salone del turismo itinerante svoltosi a Carrara Fiere. Noi abbiamo già illustrato una serie di iniziative che cominceremo subito dopo il convegno a mettere in atto. La prima di tutte è un'indagine che noi facciamo nell'ambito di tutte le terme iscritte alla Confindustria, per poter vedere quelli che già sono dotate di aree di sosta, quelli che hanno bisogno di adeguare le proprie aree di sosta e quelli che invece non hanno le aree di sosta, per cercare di creare appunto queste che sono la base per i nostri movimenti. Questo è uno. Poi l'altro, l'aggiornamento degli internet, la possibilità di poter individuare le terme aperte al turismo itinerante anche attraverso i navigatori e anche attraverso i cellulari, insomma, ecco, una modernizzazione del sistema di raccolta delle informazioni che a noi servono. Il movimento dei camperisti rappresenta un target di grande interesse per i 380 siti termali italiani sparsi in 170 comuni di tutte le regioni d'Italia. Il sistema termale nel suo complesso è interessato ad un turismo ormai diventato qualitativo, che però attraverso le associazioni che lo rappresentano chiede attenzione, accoglienza, spazi adeguati alla sosta, oltre che ad un prodotto a prezzi competitivi. Abbiamo deciso di attivare questa collaborazione con l'associazione dei camperisti e il mondo dei camperisti in generale, perché abbiamo individuato in loro un target di clientela molto interessante, non solo numericamente ma anche per l'approccio che hanno verso la natura e il prodotto termale nostro. In più abbiamo individuato una possibilità di sviluppo delle località termali, perché col coinvolgimento dell'ANCOT e dei comuni termali riteniamo che questo sia, quello del turismo itinerante, sia una modalità, un modo per sviluppare il turismo e per far conoscere di più le località dove sorgono gli stabilimenti termali. Anche le pubbliche amministrazioni possono avere un ruolo determinante in questo progetto, atto a favorire un turismo che soprattutto per i piccoli centri può diventare una risorsa importante e un'opportunità di crescita per i loro centri termali. Noi siamo un'associazione che racchiude molti comuni termali d'Italia e vogliamo, insieme agli stabilimenti termali, far diventare i comuni termali, che sono terme e non solo, un'opportunità di sviluppo che guarda con interesse al camperismo. Perciò sostenere la creazione di nuovi spazi per la sosta attrezzati nei nostri comuni e una maggiore apertura degli stabilimenti termali a questo tipo di turismo. Al convegno coordinato da Vincenzo Ceniti, segretario generale Union Turismo, hanno partecipato tra gli altri Aldo Licastri, presidente di Federterme, e il direttore di Carrara Fiere, Paris Mazzanti. Numerosi sono stati inoltre gli interventi a favore di questo progetto, che sembra affascinare il movimento dei camperisti e molti loro club.